Il trattato di Schengen sulla libera circolazione è messo a dura prova dalle decisioni di Danimarca e Svezia. In rapida successione, lunedì 4 gennaio, Stoccolma ha ripristinato i controlli alla frontiera con la Danimarca e Copenaghen a sua volta ha fatto lo stesso a confine sud con la Germania. Credo che siano controlli assurdi e controproducenti, dice Erik Gabrielsson, viaggiatore danese alla frontiera con la Germania. Abbiamo investito 1 miliardo di corone in infrastrutture per collegare i nostri paesi ed ora tiriamo su delle nuove barriere, dice. All'origine delle misure la volontà della Svezia di diminuire se non interrompere l'afflusso di migranti, la Danimarca, corridoio obbligato verso nord-est, ha reagito sulla base di un effetto domino quasi inevitabile. Il ponte di Øresund, che unisce Copenaghen a Malmo, era privo di controlli dagli anni 50. Così si crea una grande incertezza, dice Johan Hassel, danese che lavora in Svezia. Quanto tempo ci vorrà per andare al lavoro? Per un pendolare è la goccia che fa traboccare il vaso. In reazione alla crisi migratoria sono ad oggi una decina i paesi europei che hanno ripristinato diversi livelli di controlli alle frontiere fino al caso delle barriere costruite da Ungheria e Slovenia. La Germania ha criticato la decisione di Danimarca e Svezia ribadendo che così si mette in pericolo la libera circolazione, bene prezioso per l'Europa.